Bentornato nel mio canale YouTube, auguriamo a voi e a tutti voi un sereno, caloroso e felice Natale. Spero tutta la fortuna a tutti, ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 24 dicembre 2020. Oroscopo Pesci di oggi: spese pazze e investimenti coraggiosi. Investimenti e spese, oggi tutto porta la griffe dell'eccesso. Inutile proporvi mezze misure, quando vi decidete fate l'entlein o niente. Tra gli acquisti preferiti attrezzi sportivi e tenuta erotica da battaglia. Intimo, profumi, candele e cioccolatini al peperoncino. Spendere senza ripensamenti, sarà un piacere inimitabile, più arduo con Venere allo zenith. Recuperare il denaro perso con ingiunzioni o azioni legali, dopo Natale, però, se per le feste, avete deciso di essere generosissimi e disponibili con tutti, manterrete la parola data, ma dopo la Befana, liberi tutti. Gola e super lavoro si alleano facendovi mangiare in fretta, fast food velenoso per il vostro benessere. Astrotarocco del giorno per Pesci: l'eremita rovesciato, incapacità di esprimere i propri sentimenti, le proprie idee, di esporre le proprie ragioni. C'è un vuoto intorno alla tua persona che determina un profondo scoraggiamento. Poca armonia e poca volontà in tutto quello che si fa. Due punti: scarsa riflessione e impulsività. L'amore oggi potrebbe sorridervi. Due punti: ma non cercatelo dalla parte sbagliata. Abbiate cura di essere sempre voi stessi, è una buona norma di successo. Vantaggi da alcune proposte, che potrebbero esservi fatte proprio oggi. Due punti: se state pensando di mettervi in proprio ci sono buone opportunità e Giove vi consiglia di valutare la migliore. Se la paura vi frena, fate in modo che questa non somigli alla codardia. Sapete bene che una difficile situazione che si è creata da tempo si risolve solo se l'affronterete con estremo coraggio. Se volete averla vinta sulla vostra rivale, fate in modo che questa non possa prevedere le vostre mosse in anticipo. Per il resto, abbiate la certezza che la conquista di chi vi sta a cuore, dipende poi solo da voi. L'alimentazione va completamente rivista. Due punti: cercate di seguire delle diete intelligenti, e che soprattutto non siano dannose. Dovete regolare al meglio le vostre abitudini alimentari. Aiutate virgola in particolare oggi, qualcuno che versa in estrema difficoltà. Due punti: non chiedetevi perché e per cosa. Fatelo in modo disinteressato e ne riceverete una forza inaspettata. Pensate positivo su tutto, e per tutto. Due punti: anche se il periodo è alquanto incerto, abbiate fiducia nella vita, e abbiate sufficiente coraggio per tentare strade nuove. Oggi cercate di essere più affidabili del solito. Due punti: chi vi osserva, ha bisogno di sapere ed avere certezze da voi. In cambio virgola dopo, potrete chiedere ancora più fiducia. Ricevendo oggi un consiglio ragionate sempre con la vostra testa. Due punti: non lasciatevi trascinare dalla corrente dei benpensanti, e se avete qualche marachella da nascondere virgola continuate pure a nasconderla senza confidarla. Non fosse per Venere pretenziosa allo zenith, mai contenta delle coccole, del meteo e dalla piega presa dagli eventi, sarebbe una bella giornata, almeno per i golosi che si godranno una cenetta luculliana da asporto, e per gli spendaccioni, che faranno una quantità di splendidi acquisti. Bella forza, con la Luna e Marte in seconda casa, quella che parla di soldoni, potete considerarvi in una botte di ferro. Amore ed Eros. Ebbene sì, oggi siete possessivi, il partner dovrà farsene una ragione, e non drammatizzare le vostre gelosie, piuttosto riderci sopra, nei panni di Otello siete così comici. Pianeti lenti e potenti proiettano aspetti straordinari sul vostro segno. Sentimenti in primo piano, e intenso traboccare delle emozioni non vi difetteranno. Non manca l'Eros con Urano e Plutone costantemente al vostro fianco. Se siete ancora single aprite il vostro cuore, guardatevi attorno perché c'è già chi non aspetta altro che vedervi ricambiare il suo sguardo. Se invece siete serenamente in coppia, i corpi celesti vi aprono giorni di grande condivisione, e di senso di appartenenza con la persona amata. Lavoro e denaro. Spendere, spandere, sfoderare carte di credito o andare a ritirare i soldi in banca. Da fare ne avete fin troppo.
Resta da chiedersi se in questo Luna Park vi rimanga anche un po' di tempo da dedicare al lavoro, alla spesona al supermercato, alla ricerca degli ultimi regali, quelli introvabili. Dopo tanto stress, quale sarà la vostra consolazione se non svaligiare il frigo? Alt, gli antipasti non si toccano? Siamo nel pieno clima stellare delle feste natalizie, e mai come adesso diventa interessante capire quanto il vostro segno creda, o si senta attratto dalla materia astrologica. La Luna amplifica l'attrazione per un sapere ritenuto inizialmente misterioso, che i pesci avvertono quasi come magico. Quando la razionalità del messaggio zodiacale si chiarifica nelle loro menti, siamo nel regno dei più fini estimatori della materia, di chi della pratica astrologica ne sa fare un'arte. Sicuramente esisteranno pure pesci, che negheranno gli influssi astrali, ma si tratterà di figli del cosmo anomali, poiché difficilmente possono rinnegare una spiritualità da cui si sentono pervasi. Benessere. Gola delicata, sia in senso reale che metaforico, troppe golosità vi fanno male al pancino, il freddo invece vi arrossa le fauci, in più vi rende nervosi, e vi scatena l'emicrania. Rassegnatevi, è una prerogativa di dicembre, ma la si può bypassare con una morbida e calda sciarpetta di lana. Per lei? Acquisti folli per i doni sotto l'albero, ma anche per il look durante il cenone. In vacanza si incontrano sempre facce nuove, dunque sia alla conquista, ma senza perdere di vista il buon gusto. Per lui. Vinta una battaglia siete pronti ad affrontare la prossima, un picco di autostima vi fa ruggire come leoni. Colore delle emozioni. Rosso mattone. Barometro dell'umore. Soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti. 6. Attività. 8. Finanze. 9. Benessere. 8. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.